Ciao ragazzi, altro video tutto tech. Questa volta c'è un terzo personaggio qui. Un altro presentatore abbiamo. Abbiamo un nuovo socio della famiglia tutto tech, si chiama Winix. Winix. Winix Zero Pro. Piacere. Ah, e che cos'è? È un purificatore d'aria. Visto che tra Covid, mica Covid, poi vabbè, inquinamento, quello c'è sempre, ormai è una costante fissa. Diciamo che la qualità dell'aria a volte viene sottovalutata, ma può essere molto importante per la salute, sia nostra che dei nostri figli. Però esatto. Io direi che per dare maggiori delucidazioni aspettiamo dopo. E voi nel frattempo che aspettate, perché non vi iscrivete al canale e attivate la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. E già che ci siete lasciate anche un bel mi piace. Tanto è clac e non vi costa nulla. Quindi ragazzi, adesso in compagnia del nostro nuovo amico qui, lanciamo la nostra sigla! Ok, questo è un purificatore d'aria naturalmente, però abbiamo scelto proprio questo modello e questa marca perché vabbè, Winix è un marchio leader nella produzione di purificatori, fa proprio solo questo settore commerciale ed è una marca poco conosciuta in Italia ma molto famosa in America. Per esempio, ci sono tantissimi video in America in inglese che parlano di questo prodotto. È un prodotto di fascia alta, comunque ha un costo di 279 euro, quindi una cifra importante ma un ottimo funzionamento. La sua peculiarità rispetto ad altri prodotti è che ha 5 stadi di purificazione all'interno. E quali sono questi strati, diciamo? Possiamo andarli proprio a vedere insieme. Quindi ora andiamo a vedere la zona filtri, chiamiamola così, e già che ci siamo vediamo come poterli tranquillamente rimuovere per la pulizia o per la sostituzione. Quindi ci basterà tirare il primo pannello frontale che è calamitato, quindi questo possiamo adagiare. Abbiamo un prefiltro semplicemente con queste linguette, poi incastro sotto. Da notare, tutti questi filtri che adesso andremo a vedere, quando vi arriva il prodotto, sono tutti incelofanati singolarmente. Quindi mi raccomando, prima di utilizzarlo, togliere tutti i celofan, altrimenti esplode praticamente. Poi abbiamo un filtro a carboni attivi, questo è lavabile. Abbiamo il filtro True EPA, cioè vero EPA, più nella parte posteriore il filtro antimicrobico e, prerogativa solo della marca Winix, la tecnologia, vi faccio vedere qui, Plasma Wave. È una tecnologia brevettata solo da Winix che agisce rimuovendo gli inquinanti atmosferici nocivi. Nella parte posteriore poi troviamo la ventola che andrà ad aspirare l'aria convogliandola da qui, dall'esterno, fino all'interno, per poi farla uscire depurata dalla bocchetta superiore. Procediamo quindi all'accensione, quindi importante, ve lo ricordiamo, rimuovere tutti i celofan dai filtri che abbiamo visto adesso. Andiamo a premere il tasto Power, accensione, musichetta, in automatico. Il depuratore partirà in modalità automatica a bassa velocità con la funzione Plasma Wave attivata. Questa funzione è possibile anche disattivarla volendo. I LED nella parte frontale inizieranno a lampeggiare di tutti i colori. Questo lo farà per circa 3-4 minuti, in quanto il sensore smart, che è posizionato sempre nella parte superiore qui, sta analizzando la qualità dell'aria. E poi in base al colore che si fermerà nei LED sulla parte frontale, quella sarà la qualità dell'aria rilevata. Ha rilevato una qualità dell'aria arancione. I gradi sono rosso, proprio pessima, arancione un attimino meglio, verde siamo sulla buona strada, azzurra perfetta.
Siete in montagna. Quindi, come potete vedere, in modalità automatica, adesso essendo arancione, è passato alla velocità media in automatico, completamente automatico. Avvicino anche i microfoni per farvi sentire il rumore, cioè praticamente zero, silenziosissimo, alla velocità media. Intanto che lui sta purificando, andiamo a vedere un po' il pannello che c'è nella parte superiore. Abbiamo detto, c'è il sensore smart di qualità dell'aria, c'è il tasto di accensione naturalmente, questo LED che ci indica quando è necessario sostituire i filtri, il tasto reset che andrà premuto solo dopo che vengono sostituiti i filtri, le selezioni delle modalità di lavoro, quindi sleep in automatico andrà sulla velocità bassa, verranno spenti i LED davanti per non dar fastidio, poi c'è la modalità automatica che è quella che stiamo usando attualmente, che man mano che migliorerà la qualità dell'aria si abbasserà anche la velocità di depurazione, o se no possiamo andare a selezionare manualmente, come potete vedere, ecco adesso è andato su sleep, possiamo andare a selezionare manualmente le velocità da low, basso, mid, medio, high, alto e turbo. Anche la velocità turbo, sì, si sente il rumore, però comunque è turbo, cioè sta facendo un mega lavoro in questo momento. È bello violento in questo momento. Facciamolo tornare in modalità automatica. Ora si abbasserà la potenza della ventola. Ma andiamo avanti. Abbiamo poi la funzione Plasma Wave che schiacciandola si disattiva o si riabilita. Il timer e la qualità dell'aria, cioè premendolo una volta andiamo a impostare i timer da 1 ora, 4 ore, 8 ore. Tenendolo premuto 3 secondi invece andremo ad agire sulla luce frontale. Spegnendola. Ripremendolo per 3 secondi. La riaccenderemo. Altra bellissima funzione, essendo l'altezza proprio a portata di bambini, è il child lock, il blocco bambini semplicemente. Andandolo a premere per 3 secondi andrà a bloccare, come potete vedere si è acceso il lucchetto rosso, andrà a bloccare qualsiasi altro tasto. Non funziona nulla. Ripremendolo per 3 secondi si sblocca. Intanto che continua a purificare l'aria, andiamo a vedere velocemente delle caratteristiche tecniche del prodotto. Ha una portata di purificazione di 470 metri cubi all'ora, che è veramente tanto. Infatti garantisce una copertura di superficie fino a 120 metri quadri, in un'unica stanza naturalmente. Non è che se avete la casa i 120 metri quadri, la mettete in sala, vi purifica la camera da letto che è a 20 metri di distanza. Quello andrà spostato naturalmente, però fa fino a una stanza di 120 metri quadri. All'interno della stessa stanza noi abbiamo scelto questo prodotto perché c'è una sala molto grande qui a casa mia e quindi veniva utile questa tipologia di prodotto. La tecnologia Plasma Wave, che è una vera e propria peculiarità di questa marca, è una tecnologia brevettata da loro che riduce effettivamente virus e batteri dall'aria senza emettere ozono che potrebbe essere, cioè che è nocivo se viene emesso nella stanza in vostra presenza. Invece questo lo potete usare tranquillamente. Lavora alla massima efficienza, quindi in modalità turbo con soli 90 watt. Andiamo a vedere un'altra peculiarità di questo prodotto, il sensore polvere, un ulteriore sensore. Nella parte laterale troviamo questo sportellino. Andandolo ad aprire, al suo interno troviamo questo accrocchietto che è un vero e proprio sensore di particelle di polvere ultra sottili. Quindi anche nel caso in cui dovesse rilevare particelle di polvere senza per forza particelle inquinanti, virus o batteri, per dire, si attiverà, se in modalità automatica, la velocità appropriata per poter purificare correttamente l'aria. Specifichiamo che i filtri vanno sostituiti naturalmente, perché sennò poi il purificatore non purifica più nulla. Questi filtri hanno un costo di tutto il pacchetto che abbiamo visto prima di 69 euro.
e vanno sostituiti mediamente ogni anno, poi dipenderà molto dalla qualità dell'aria che avete voi in casa. Ok, andiamo a fare una prova dove possiamo vedere innanzitutto com'è il circolo dell'aria, cioè cosa accade effettivamente all'aria che viene convogliata all'interno e poi buttata fuori qui dall'alto, e in più andiamo a vedere i tempi di reazione a un agente esterno che lui reputa inquinante. Quindi ora Miki andrà a svapare a fianco dove ci sono il convogliamento dell'aria dalla parte laterale, e come potete vedere è già passato alla velocità più elevata. Prima era in medium, ora è in high. In questo momento si sente la fragranza della sigaretta elettronica. Abbiamo già fatto dei test precedentemente, circa 7-10 minuti torna tutto perfettamente a livello ottimale, infatti la velocità poi si abbasserà automaticamente da high e poi low, bassa. Quindi vi abbiamo presentato un prodotto che vi migliora la qualità dell'aria in casa e soprattutto in questo periodo di smart working, DAD, la didattica a distanza, è importante avere dell'aria pulita e quindi vi rende il soggiorno in casa avere almeno una qualità dell'aria pulita e senza nessun tipo di problema. Questo comunque secondo noi influisce anche sul livello umorale. Sì, abbiamo testato anche questo prodotto durante la cena, per dire, prima della cena, dopo che si preparava da mangiare, magari c'era l'odore di quello che si cucinava, facendolo partire, lui sempre, noi comunque lo lasciamo sempre in modalità automatica, è partito con la modalità più alta, anche la turbo, e in 10-20 minuti ha sistemato tutto, anche gli odori proprio, non è solo proprio la qualità, ma anche gli odori fastidiosi magari. Ragazzi, per questo video è tutto, speriamo di essere stati esaustivi come al solito e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!